Yeah. State tranquilli, ragazzi, incredibile. Il video non è qui, il video non si è bloccato. Perché vi volevamo dire una cosa incredibile. Andiamo da su. E rieccoci qui. Incredibile. Questo doveva essere le revion incredibili. E ci siamo scordati di dire una cosa. E la diciamo adesso, a fine video. Quindi tranquilli, non si è bloccato il video. Ed è ricominciato da capo. Ci siamo capiti. Aspetta, mi aiuti. Tranquillo, su. Eccoci qua, incredibile. No, volevamo semplicemente dirvi, dato che il nostro cameraman incredibile, mentre edita i video incredibili, questo video delle revion pazzesche sarà uscito il giorno della Befana. E quindi potevamo non fare un augurio a tutti voi di una buona Befana, vero, Sus? E beh, sì, è una festa triste, ecco. Perché, Sus, una festa triste? E beh, perché la Befana si porta via tutte le feste. Quella grandissima no, Sus, ci dissociamo ovviamente da queste cose. Non ci dicono queste cose alle vecchie pensionate, ecco, però Sus. E vabbè, però è una stronza, sua maestà, si porta via tutte le feste, l'Epifania. Sus, trattieniti. Comunque, volevamo fare tantissimi auguri di buona Befana, quindi godetevi questa festività. E niente, mangiate, bevete, che poi ha voglia feste fino alle prossime festività incredibili. E ballo per voi. E niente, tutto qua, quindi volevamo ringraziare e niente, basta, tutto qua. Non succederà niente in questo video. E niente, allora noi andiamo. Cameron, che cosa c'è? Sì, Cameron, cosa c'è? Ti tengo d'occhio, eh? Cosa? È arrivata una notifica? Cameron, se è un altro di tuoi fake regali io ti distruggo, vero, Sus? Ah, sto giro proprio morto e sepolto in tutti i sensi. Ecco, bravo, Sus. Forza, facci vedere questa notifica, Cameron. Ti distruggiamo, eh? Sus, sei pronto? Vediamo un po' sto Cameron che ci fa stavolta. È una notifica. Insomma, può essere pure che non è del Cameron. Vediamo un po' che cos'è. Cosa? Buona Befana a tutti, specialmente a voi due, coglioni. Ma Sus, chi è questa vecchia? Non lo so. Siamo tornati pieni di energie e ve la faremo pagare, reietti del Godover. Ma babbo bastardo! La Befana Tatiana. Befana Tatiana? Un annuncio per voi due. Cosa? Come cazzo ti permetti? Preparatevi. Vi elimineremo, minaccia del Godoverse. Noi proteggeremo questo universo. Sus, cosa ne pensi? Questi vecchi... Sua maestà, quella è Babbo Natale, manco lo riconosce. Ma questa chi è sta vecchia? Sus, ma chi è quella vecchia? Sua maestà, è la Befana Tatiana. È famosa. Ma dove, Sus? Non lo so, sono messa forse all'Inps, non lo so. Cosa succede? Babbo Natale ha un annuncio, vai, babbo! Maledetto babbo, la pagherai, maledetto babbo! Vi distruggeremo levandovi tutto quello che è più caro a voi, partendo da te, scheletro! Ma come cazzo ti permetti? Il vostro babbo ha un annuncio, scheletro! Babbo Natale ti sfida! Tu ti credi un campione? Cosa? Ti sfido a mettere in palio il tuo titolo contro di me a fine mese in un incontro. Sua maestà, ma Babbo Natale è impazzito. Ma esatto. Ma Osso Buco, Babbo Natale. Osso Buco ci chiami tua madre comunque. In un incontro e tu dovrai mettere in palio il tuo titolo. Ma non ci penso neanche. Succhia proprio, ma chi ti incula? Sarà un incontro e io stessa costruirò l'arena, così che tutti possono umiliarmi. Vediamo se accetterai. Poi dardo. Sono senza parole. Babbo Natale l'ha sfidata per il titolo, per il Godo Champion. Allora, camera, mi inquadrami bene. Allora, non è colpa mia, il vostro scheletro, se i centri anziani sono chiusi, andate nei centri anziani. Ma chi sono questi tizi? Poi, no, vabbè, babbo lo conosciamo, mica. Ma quella vecchia è incredibile, la Befana. Ma Sus, ma la Befana non era morta anche lei nel Godoverse? Beh, insomma, questo penso sia la Befana di questo universo. E ce l'hanno proprio con noi. Che vuole fare? Ma Sus, tu stai tranquillo, Sus. Io non ci penso proprio a mettere in palio il mio titolo da Godo Champion contro un anziano. E io non picchio gli anziani. E poi Babbo Natale c'ha 900 anni, è vecchio. Come pretendi che possa combattere? Vero, Sus? Però mi sembravano molto seri
E a me quella befana mi dà una brutta sensazione. Mi sta tremando la cortina. E addirittura sus, per quale motivo quella vecchia ti dovrebbe dare sensazioni ambigue? E non lo so, mi sta una brutta sensazione, ecco. Vabbè, insomma, lasciate perdere sus che è andato in crisi. Ma comunque, babbo, sto parlando con te, uomo. Non ti è bastato quello che ti ho fatto a Natale? Vedi di andare via, te e quella vecchia, che poi le feste sono finite. Tornate in Groenlandia, dove cazzo abitate. Quindi non rompete gli zebedrostis. Quindi io non metto in paio niente. Io sono l'unico, è vero, Godo Champion. E Sus è l'unico Liud Champion. Quindi succhiate e niente, andate via. Off dai coglioni, maledetti vecchi, vero Sus? Eh sì, insomma, questo video è abbastanza ambiguo. Insomma, doveva essere un video per l'Epifania. Per tutte le feste importano via. Ecco, ecco. L'Epifania deve portare via pure questi due vecchietti. Quindi Babbo Natale, via. E tu Befana, come si chiama? La Befana Tatiana, ecco. Ci siamo capiti, Befana, quindi non ci penso neanche ad accettare la tua sfida. Per quale motivo dovrei mettere in palio il mio titolo da Godo Champion? Quindi succhiate, ecco, perfetto. Ora possiamo finire il video, incredibile. È pure andata via la musica, vabbè. E niente, dimmi te mettere in palio il mio titolo. Ma che ci pensi, però, sus? Insomma, sta, però io ho paura. Ma su ste tranquillo, su ste. Il vostro scheletro è carico. Che pensate, maledetti cose? Comunque, niente. Taglio incredibile. Ci vediamo al prossimo video. Scusate per questo problema tecnico che non doveva succedere. Mannaggia voi. Non provate mai più a mandare video nei nostri video. Video nei video. Vabbè, ci siamo capiti. Quindi. Babbo si sente molto bene e è pronto a farla pagare a questi invasori del Godoverse con queste manine. Befana. Io avrei delle domande però per te. Babbo Natale, sono contento che adesso sei full energie. Con il tuo aiuto distruggeremo queste minacce godoversose da questo universo. Ok, Befana, quello che vuoi. Il vostro babbo si vuole vendicare, anche se non vuole fare una guerra. Io sono lo spirito del Natale. Però la pagheranno. Ho un dubbio, Befana Tatiana. Dimmi tutto. Io conoscevo la Befana, una Befana che non eri tu. Quindi, Befana Tatiana, spiegami. C'è stata una sostituzione improvvisa. E la vecchia Befana è morta. E ora ci sono io. Ok. È morta. Il vostro babbo era affezionato alla vecchia Befana. Quindi, Befana Tatiana, dimmi un po', come vuoi? Di Befana, hai un piano per eliminare queste minacce del Godoverse? Lo sai che il nostro potere sta per finire, le feste stanno per finire. Non riuscirò a mantenere i miei poteri natalizi per tanto tempo. Tranquillo, papà, con i miei poteri riuscirai a resistere almeno un mese con i tuoi poteri natalizi. E abbiamo tutto il tempo per organizzare una cosa contro di loro. Che cosa, Befana? Li porteremo via tutto quello che hanno di più caro. E io ho perfettamente idea da cosa iniziare, babbo. Da cosa, Befana?